quanti sacrifici può guadagnare una stozza. Fare tre turni nella giornata, non fare tempo a fare una magnata, per attaccare 10 parte in argot, non sanno né sia giorno né sia notte. Tra re, caputa! Tra repa, caputa, lecchine, sono trattate pece di marrucchine, a moglie mai piglia un'ambulanza, l'umilico fiscale faccio trasa chienza, si ritirano tutte mezzo scurlannate, manca una migliera viene susumata, pulso la volta fa una carezza, al soppo di terra la rovezza, a non pensano a si piglia niente, che viaggiano lasciano la peggio, sopra quella strada maleretta, che diventa sempre più stretta. Non sanno che su sua unita tremano pure gli padroni, se no avesse voglia di morire cazzone. Grazie. Naturalmente a tutti i lavoratori va il sostegno pieno delle istituzioni. Come avete visto qui ci sono diversi comuni e diverse istituzioni e io avrei auspicato che molti di più fossero qui, anziché avventurarsi in dichiarazioni che dividono i lavoratori. E alle condizioni lavorative. Questo è successo. Dopodiché la FIOM, come altre organizzazioni sindacali, hanno appoggiato e sostenuto la lotta che i lavoratori e le lavoratrici hanno fatto. E quindi quando gli abbiamo detto alla FIAT e alle altre organizzazioni, noi siamo qui per fissare la data del negoziato. Al negoziato deve partecipare la rappresentanza sindacale dello stabilimento di Melfi e delle aziende dell'indotto. Dopodiché quello che noi come organizzazione faremo, noi lo decideremo assieme ai lavoratori e alle lavoratrici. A quel punto, questo è il messaggio che noi mandiamo, pensavate di farci paura, noi siamo qua, ancora più determinati di prima. Chiunque venga qui la notte vede centinaia e centinaia di lavoratori ai picchetti. Noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Continueremo con le nostre lotte, le nostre iniziative, perché la situazione di mezzi nei rapporti con la FIAT e dell'indotto deve cambiare. Grazie. Grazie, grazie a tutti. La vita, lei ci sembra governa, è cupa che hai gettata, lei ci sembra trovata. Thank you.
è stata questa. Ci hanno chiesto di firmare e di sconfessare le vostre lotte e le vostre idee. La provvista di Roma. Io chiedo da questa piazza, in questo momento, da questa manifestazione, che si faccia un referendum.